Eccoci qua, abbiamo fatto una bella foto, l'abbiamo mandata al papi. Avevo pure paura ad avvicinarmi perché non sai mai come te devi comportare, no? Questi se te lanciano una cosa del genere, insomma, potrebbe farti male. Buongiorno a tutti dalla mami. Allora, è presto, è molto presto rispetto alle nostre dirette, ma io, allora, diciamo che stamattina, molto presto, erano le 5 del mattino, sentivo i miei cani, i miei balordi che sono laggiù, abbaiare in maniera abbastanza insistente. Quando è così è perché c'è qualcosa che gli rompe le scatole, no? O sono loro che rompono le scatole. Alle 7, quando mi sono alzata, giustamente mi è venuto il pensiero di venire a vedere che cosa gli poteva aver dato fastidio. Eccolo qua. Questa cosa qua gli ha dato fastidio. Dovrebbe essere un istrice, oddio, non lo so come si chiama. È vivo o viva? E io sono venuta qua, pensavo che era morta perché stava su un lato, e infatti sono venuta con un bastone perché ho detto fammi vedere che cos'è, se è una cosa pericolosa, anche perché con quelle cose lunghe che c'ha dietro è capace che te ne spara una, quindi devi fare attenzione perché non conoscendo, no? Invece poverino o poverina è ferita dalle mie bestie maledette, che loro pur di salvare il territorio, no? Proteggere il territorio, la natura, faccia a capire, io per carità. Però mi dispiace talmente tanto, come quando si accaniscono coi gatti, no? Tu dici sì, è la natura e purtroppo non puoi farci niente, però io mi incazzo comunque, no? Scusate la parolaccia, però quando ce l'ho ce l'ho. Insomma, io adesso mi trovo in questa situazione, sono ancora in pigiama, stavo pulendo i gatti e mi ritrovo questo essere comunque vivente che è comunque ferito purtroppo dalle mie belve e non si muove, ovvero io sono venuta, l'ho toccato con un bastone prima, e lui si è mosso, quindi mi ha fatto capire che era vivo e girava su se stesso. Quindi ho detto caspita, è vivo. Adesso si è ribloccato un'altra volta. Io non mi posso avvicinare più di tanto perché ho paura, giustamente, che ne so come può reagire. Però è ferito e non si muove. Quindi comunque non è un buon segno, perché se stesse bene se ne sarebbe andato, anche dall'attacco di quei mostri che ho lì, e sarebbe comunque andato via. Non va via perché sta male. È evidente, insomma, sia in testa, ma non starà o impaurito, mo faccio a capire. Poi loro di solito noi li vediamo sempre la notte, sono animali notturni questi, è difficile vederli di giorno. Adesso non si capisce perché lui è presente di giorno, però chissà che cosa è successo. Certo, era alle 5 di mattina, però era sempre mattina. Adesso io, mi chiedo, siccome sono da sola e il papi non c'è, perché se c'era il papi ci avrebbe pensato lui. Ma io, essendo da sola, avendo 10 cuccioli de cani, 5 de gatto, insomma, e con tutte le cose da fare, non so realmente, a parte che non so proprio nemmeno come poterlo prendere, cioè, ho anche paura, nel senso, non sai mai come te devi comportare, no? E chiedo aiuto a chi mi fa aiuto, nel senso, che devo fare? Oppure venite in mio soccorso e ecco, ditemi cosa devo fare, perché lasciarlo qui no, perché è evidente che non si sposta e se sta male, che ha bisogno, è meglio intervenire tempestivamente e non lasciarlo morire, non esiste proprio, no? Quindi siccome io oggi starò sola perché il papi viene stasera alle 10, mi dovete aiutare, quindi qualcuno di buon cuore e anche qui vicino a me, insomma, che mi sappia dire cosa fare o viene direttamente, non lo so, comunque chiedo aiuto, SOS, help, istrice, punto, no? Vabbè, comunque questo è il mio problema stamattina, quindi non rimaniamo indifferenti, aiutatemi perché io veramente, vedi, non sta bene, io non mi va nemmeno di... è vivo, perché è vivo, ve lo garantisco che è vivo. Ho posato il bastone perché non mi va di scuoterlo, però è vivo. Mannaggia, guarda che gli hanno fatto. Ma sicuramente poi non ha nemmeno la forza di attaccare, perché di solito ogni tanto le mie belve tornano con qualche cosa di questa attaccata, no? Perché loro si difendono lanciando queste meravigliose cosette che ci hanno dietro. Non ha avuto forse o la forza o faccia a capire, perché non si è difeso e si è fatto mozzicà, mannaggia i pesci, quindi si è fatto attaccare. Certo, loro su tre fanno branco,
Ma sti maledetti, guardate, io ho un nervoso, voi nemmeno potete immaginarlo. Già gli ho dato una bastonata, per modo di dire. Mi sono fatta vedere col bastone, li ho fatti scappare perché gli ho fatto capire che oggi sono abbastanza arrabbiata e sono scappati. Perché non si fa, capisco, come ripeto, che la natura è la natura, ma la natura a volte a me mi fa incazzare. E c'è poco da fare, a me sta natura poco mi piace tante volte, no? Oh. E quindi non si accettano queste cose, vabbè. Comunque, io resto in attesa di aiuto e questo è, perché che fai? Chiedi pure, cioè, se può fare pronto, cioè, ci vuole un veterinario apposta, credo, no? Non penso che il semplice veterinario, anche perché io posso pure, che ne so, fare pronto soccorso, una pellistrice, boh, io non so come funziona adesso, pronto soccorso per... i cani, i gatti, quello l'abbiamo sempre fatto, ma per un istrice non lo so. Se poi, ripeto, ci vuole un veterinario apposta, vabbè, io resto in attesa, aiutatemi, non rimaniamo indifferenti, io sono a disposizione per qualsiasi cosa, perché oggi comunque sto a casa e oltre ad avere l'impegno dei miei cuccioli, però insomma sono a disposizione, quindi ci aggiorniamo, fatemi sapere e ecco, vi lascio così. Insomma, io ti ho messo l'acqua, no? Ci ho messa la zampa dentro. Allora, rieccomi qua. Io gli ho messo una ciotola dell'acqua perché pensavo potesse avere sete. Fortunatamente sta sotto l'ombra, perché guarda, se vedete il sole è lì. E fortunatamente sta sotto l'ombra. Io ho messo l'acqua, però a quanto pare ha fatto un po' di giravolte su se stesso e ci ha lasciato una bella zampa dentro. L'acqua non la vuole, niente, o forse non è abituata a bere nella ciotola, non lo so, io l'acqua gliel'ho messa perché mi hanno detto metteci l'acqua, poverino. Allora, buone notizie, stanno venendo da Latina al centro recupero animali selvatici, ecco, guardate come gira su se stesso, guardate, guardate, gira su se stesso, e niente, stanno venendo appunto a recuperarlo al centro Fogliano di Latina, una guardia forestale, hanno sentito il nostro aiuto e loro giustamente sanno come fare, insomma sanno come curarlo e lì è proprio un centro apposta. Oh, e io sono contenta perché ecco 10 minuti, un quarto d'ora e dovrebbero arrivare, così almeno loro sanno cosa fare, perché io sinceramente sono abbastanza inesperta e poi non so, ho pure paura ad avvicinarmi perché, come ripeto, mi pare di no, perché se l'avesse potuto fare penso che una cosa di quella me l'avrebbe già lanciata. Ma non lo vedo predisposto a questo. Bene non sta, perché qui era e qui è rimasto, quindi non si sposta, quindi qualcosa c'ha. Oltre alla ferita in testa qualcosa c'ha. Io prima ho dato colpa ai miei poveri tre cagnolini che ho, ma non so se sono stati loro, non credo. Io purtroppo qui girano anche i cinghiali di notte e tutto può succedere, no? Questi sono animali notturni. E faccio a capire che cosa è successo. Io stamattina sì, li sentivo abbaiare i miei cani alle 5 del mattino, però non credo proprio che, a parte che si sarebbe difeso abbastanza, perché ogni tanto quando io li faccio scorazzare, li lascio liberi, ogni tanto ritornano con qualche cosa infilzata di questa, perché giustamente loro si difendono, però faccio a capire che cosa è successo. E niente, sì. Ehi, che fai? Io ti ho messo l'acqua e tu ci hai messo le zampe dentro. Ti senti male? Sì, vero? Mannaggia i pescetti. Dai che tra un po' viene chi ti può aiutare. Di certo non io. Io posso solo avvertire per farti venire a prendere, no? E mannaggia, che storia stamattina, ragazzi. Che qui ogni giorno già c'ho il pensiero di quei cuccioli a Maenza e oggi dobbiamo vedere il da farsi pure con i cucciolotti di Maenza e capire se la mamma li allatta e altrimenti portarlo da chi può allattarlo a mano e dargli una speranza. E quindi oggi pomeriggio risolveremo anche quest'altra cosa. Ma stamattina di certo questa mi mancava proprio. Ecco, brava, hai detto bene, non so chi l'ha scritto, che questa mi mancava proprio. Vabbè, ma non c'è mai...
come si dice, l'esperienza, la vita te mette sempre davanti a situazioni che tu non ti aspetteresti mai. Questa proprio non me l'aspettavo stamattina, vi dico la verità. Poi sempre quando non c'è il papi, queste cose succedono sempre quando il papi c'è. Quando il papi c'è non succede mai niente. Ecco, così lui si può riposare e può stare tranquillo. Quando sto da sola succede il finimondo. Segnalazione a destra, segnalazione a sinistra, pronti soccorsi a destra, pronti soccorsi a sinistra, allattamenti e cose varie. E insomma io mi trovo bella che impicciata, no? Perché insomma da sola non è che poi ripeto, a casa c'ho pure i miei mostri da pulire, i cucciolotti, i gattini, i miei, insomma il da fa qua c'è. Ehi, di qualcosa, stiamo in diretta, eh? Dai, prova a lanciare una cosa di quelle, no a me, eh? Poverino, ma sai come. Boh. Perché poi loro di solito sono sempre impauriti. Quando è successo di incontrarli la notte, no? Li vedi che scappano e che seppure gonfiano, giustamente in attesa di difendersi, no? E invece adesso lo vedi qua impaurito, de giorno mai visto, perché sempre di notte, e che c'ha tutto tranne che la voglia di difendersi. E è ferito e chissà se è femmina o maschio. Io parlo al maschile, però può essere anche una femmina, faccia capire. E va bene, e noi ecco restiamo in attesa che vengano a risolvere questa situazione. Mannaggia i pescetti, invece mancava solo questa a me. È un istrice, credo che sia proprio un istrice. Ed è bello grosso pure, eh? Ehi, io ci sono, eh? Non sei solo, eh? Mannaggia. Chissà che pensa a quella capoccetta. Ma io ti ho messo l'acqua, no? Poverino. Ma guarda che mi doveva capitare a me. E Asietta ancora dorme? Asia ancora non sa nulla. Penso che non so se farà in tempo a vedere questa scena. Non l'ho svegliata perché ieri è ritornata stanchissima dalla sua gita romana ai Musei Vaticani ed era talmente stanca che mi ha detto: ma fammi dormire domani, non mi disturbare, e quindi dorme. E non mi andava di svegliarla. Se si sveglia da sola, bene, se no glielo racconteremo e si vedrà le dirette. E vabbè, è così. Mannaggia. Va bene, io aspetto che vengano e ci aggiorniamo più tardi quando verranno a fare il recupero. Ecco, faccio un'altra diretta così vi darò testimonianza, insomma, di questo recupero. Quindi a tra un po'. Seguiteci a tra un po'. Solamente che, ecco, siete venuti a prenderlo. Chissà se maschio o femmina, boh. Non le disse cosa. No, vabbè, È parte. impossibile vederlo dentro. Certo. Aspetta, mi organizzo. Sì. Rimango pure senza mascherina, eh? Ma sì, tanto stiamo all'aperto qua. Vaccinata, almeno io sono vaccinata. Rieccoci in diretta. Allora, sono venuti a recuperarlo, sono appena arrivati e niente, adesso vediamo, poi vi aggiorneremo giustamente di quello che succederà della sua sorte. Speriamo bene. Eccoli qua, sono proprio scesi. Otto, già sei in arrivo tu. No, eh? Se no fai scappare tutti quanti. Eccoli qua. Adesso vediamo che cosa, no? Come faranno, perché io sinceramente non ho la più pallida idea. Certo che, ripeto, lui o lei non si difende, non c'ha proprio la forza di difendersi. C'ha gli occhi chiusi, però è vivo. Adesso è vivo, è vivo. Eccoli qua col trasportino. Buongiorno, eh. Ecco, recupero in diretta. Sì, vabbè, l'acqua tanto è stata inutile. Ma non penso che abbia la cosa di difendersi, però. No, vai tranquillo, Infatti, non credo proprio. Giulio, sta tranquillo. Sì, no, l'avrebbe già fatto. Poverino, eccolo qua. Oh, poverino.
Eccolo qua, messo in salvo. Così non va da nessuna parte. Direzione Fogliano, centro recupero proprio animali selvatici, no? Esatto. Proprio c'è questo centro apposta vicino a noi, meno male, a mezz'ora di distanza. Allora, grazie. E poi tanto per sapere... Notizie, c'avete... Il numero di telefono, no? Possiamo telefonare... Va bene? Va benissimo, grazie mille. Arrivederci. Otto, dove vai tu?